è lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Bentrovati a tutti voi, miei cari figlioli, per questa puntata dal titolo Monsignor Lefebvre, Marcel Lefebvre e il Concilio Vaticano II: eh, Profezia o eh, contestazione? Dobbiamo anzitutto fare una brevissima introduzione a questa catechesi che verosimilmente avrà una seconda puntata venerdì sera, perché domani sera c'è l'adorazione eucaristica, l'ora santa, come ogni giovedì, e credo che perciò per stasera non riuscirò a esaurire la tematica e così allora lo riprenderò anche venerdì sera a Dio piacendo. L'introduzione è la seguente. Ultimamente con le dichiarazioni di Monsignor Carlo Maria Viganò, vescovo emerito ex nunzio apostolico negli Stati Uniti d'America, è stata sollevata la questione circa la validità o meno del concilio Vaticano II. Monsignor Viganò aveva detto in un primo momento che il concilio è niente affatto valido e che perciò lo si può ritenere invalido e non invece passibile di correzione. Intervistato successivamente da un giornalista americano, ha fatto un passo indietro dicendo che no, non è invalido del tutto. Ma appunto l'operazione da portare avanti, come noi eh, del piccolo resto diciamo ormai da, quattro, da tre anni, è quello di correggere il tiro. Ecco, perché ci sono delle direzioni. Che eh, non sono state affatto positive e fruttuose per la vita della Chiesa da 50 anni a questa parte. Ehm, allora, eh, diciamo, abbiamo voluto entrare nel contesto di questo dibattito sulla validità o meno del Concilio Vaticano II o sulla necessità, questo sì, di correggerlo, tenendo conto, come tante volte abbiamo detto, io ero entrato in una diciamo. Critica aperta con padre. Qualcuno forse se lo ricorderà, con padre Giovanni Cavalcoli eh, su queste questioni qui appena un anno e mezzo fa, quasi due anni fa. Eh, quando diceva appunto che il concilio Vaticano II ha urgente bisogno di essere corretto, e questo è possibile perché il concilio è stato per volontà di Karl Rahner, che era il regista della cupola progressista liberal progressista è stato un concilio volutamente pastorale non, eh, non dogmatico ecco se per esempio gli orientamenti fossero stati eh, annunciati come dogmi noi oggi veramente saremmo tutto sommato potremmo dire nei guai ma in realtà si, si è trattato di orientamenti pastorali eh? ecco di orientamenti pastorali e in quanto tale tali Possono essere rivisitati alla luce dei risultati negativi, dei guasti, dei danni eh, che questi orientamenti hanno presentato. E allora abbiamo pensato di ritornare anche noi, come piccolo resto, sul tema, eh, cercando di dare un nostro contributo e lanciando un messaggio um umilmente devoto a Monsignor Viganò nel dirgli: tenga presente, eccellenza, due protagonisti della questione assolutamente lontani tra di loro eppure così vicini nella eh, profetica critica nei confronti del Concilio Vaticano II. Abbiamo dedicato un paio di puntate, forse una sola, ad Ansurs von Baltasar, teologo profeta mistico sul quale io ho scritto il libro che è disponibile qui anzi volevo dirvi a proposito dei libri che proprio oggi eh, mi è pervenuto il libro che ho appena eh, scritto Liamo sino alla fine. È la correzione e l'approfondimento dell'amos alla fine, come avevo annunciato precedentemente. È possibile cominciare a richiederlo su Radio Domina, anche se nel tour in giro per l'Italia che farò a partire dai, dalla metà di luglio. Lo porterò con, con me per renderlo disponibile a chi lo vuole. Ecco qui è una bella copertina. Ho scelto io ovviamente l'immagine: l'immagine riprende un affresco ehm, eh, del IV secolo a Roma, nella Basilica dei Santi Cosma e Damiano. Il Cristo in croce, però, è già il re, l'imperatore. È così. Ecco, questo è il libro: una parentesi. Allora, dicevo Fon Baltasar, eccolo qui il libro su Fon Baltasar, che ho scritto. E... E che abbiamo visto quello che diceva sul concilio. Io ritengo che non si può pensare di procedere se non si eh, tiene conto, non si può procedere sulla revisione, o appunto sulla correzione del concilio, se non si tiene presente che già negli anni 60, durante l'assise conciliare e soprattutto dopo, come ho dimostrato l'altra sera e von Baltasar ha espresso quelle perplessità, quei dubbi che poi sono divenuti nodi al pettine dei nostri giorni. L'altra voce che non può essere sottaciuta, come dicevo stamattina nella rubrica Santi e caffè facendo un'ampia anticipazione, è la figura di Monsignor Marcel Lefebvre, morto nel 91 scomunicato. È morto scomunicato. Ecco, Monsignor Marcel Lefevre forse è, è, è più noto come quelli che ha fondato la cosiddetta, eh, fraternità, di, no, cosiddetta si così, la fraternità di San Pio X. Tuttavia, in realtà, Lefevre non è, non è eh, semplicemente i lefevriani, appartiene, come vedrete col tempo, a tutti. Cioè, veramente è un profeta dei nostri tempi che ha pagato di persona come nessun altro perché è stato scomunicato. È stato scomunicato Lefebvre è morto scomunicato nel giugno dell'88, è stato scomunicato perché aveva consacrato quattro nuovi vescovi. In realtà era un modo per fargliela pagare. Ecco Monsignor Lefebvre, tra l'altro, è niente affatto, quella figura eh, salottiera radical patrizia come l'ha voluto far passare. No. Era un uomo che stava col popolo, era veramente un pastore. Ecco, vorrei che questo fosse soprattutto chiaro. Ovviamente, io so già, eh, credo ci saranno dei Lefebriani che eh, mi attenzionano e che vorranno sapere io che cosa dirò stasera di Lefebvre. Li saluto con affetto, anche se mi scandalizzo nel sapere che celebrano la messa tridentina in unione con Papa Francesco. Non so io, vabbè, comunque sia. Li saluto con affetto e, e vorrei dire una cosa che. Anche anche loro dovrebbero dire più spesso ma questo viene detto con ogni chiarezza nel libro che ho portato con me eh, nella biografia eh, di eh, un suo stretto collaboratore eccola qui la biografia Al momento che la prendo eccola vedete lo, la mostravo anche stamattina questo è il retro eh, monsignor Marcel fevre una vita e l'autore è bernati sier de mallieré questo mi è stato regalato, è un librone enorme, dal quale però emerge con chiarezza una cosa che anche voi questa sera, soprattutto quanti tra di voi non conoscete bene Monsignor Marcel Lefebvre, abbiate chiara: una cosa lo dovete aver chiara. Di Monsignor Lefebvre si ha tante volte l'idea di un vescovo aristocratico, è vero? Di un vescovo, come si dice, un po' con la puzza sotto il naso, raffinato, eh, tutto attento ai merletti, ai pizzi, eh, non so. Ecco, guardate che non è la vera immagine. Io spero che i lefevriani confermino. Non è, non è che non è vera. Sbaglio io, preciso. Non è che non è vera, ma non è la più importante. Io credo che tra i pastori... Ma proprio nel senso tecnico del termine. Tra i pastori eh, della stagione immediatamente preconciliare e soprattutto post-conciliare, Monsignor Marcel Febvre è stato un uomo, un pastore in mezzo al popolo. Amava il contatto con la gente, non meno di Waitiwa, che sarà, come sapete. Lo approfondiremo, quello che lo scomunica, tenetelo presente, guardate, Monsignor Lefebvre, forse anche questo pochi lo sanno. È stato per anni in Africa, alla mia età, io ho 46 anni e mezzo. Lui era vescovo in Senegal, capito? Quindi, nell'Africa nera, aveva a che fare con le missioni cattoliche in Africa. Quindi, un uomo di frontiera, mi capite? Un uomo che stava sul fronte, niente affatto, come poi è stato in una versione, secondo me, volutamente eh, eh, tale architettata, eh, l'uomo eh, da, da salotto. No, eh, Monsignor Lefebvre era un pastore. Vi anticipo una cosa che leggeremo fra un, mò, la, fra un po' l'avevamo vista stamattina quando Paolo VI lo riceve e lo tratta malissimo. Eh, Monsignor Lefebvre dice: Io vorrei fermarmi, ma è la gente che mi spinge ad andare avanti. Questo lo trovo veramente molto singolare e anche molto vero, cioè Monsignor Lefebvre a un certo momento ha anche avvertito che c'era un bacino di fedeli che oggi si va allargando visto i danni che appunto il concilio produce, il coming out di Monsignor Viganò eh, è assolutamente decisivo in questo senso e, e, e un bacino di fedeli che nella stagione post conciliare si sentivano traditi dalla gerarchia. Ecco. E quello che trovo particolarmente singolare, come ora vedremo, è il, il comportamento di Paolo VI verso Monsignore Lefebvre un Paolo VI eh, eh, diciamo così severo eh, un Paolo VI che prende le distanze mentre Monsignore Lefebvre viene maltrattato condannato eh, perseguitato c'è un'intervista proibita mi si diceva oggi che, non, che neanche il giornalista poteva pubblicare perché è minacciato di morte dalla massoneria capite a che livelli siamo? E invece Karl Ranner, ospitato nelle sedi vaticane, Karl Ranner che può pubblicare con le edizioni paoline, Karl Ranner a destra, Karl Ranner a sinistra, Enzo Bianchi, e, e lo stesso Papa Giovanni Paolo II. Che adesso ci sarà chi scrive stupidamente ah Don Minutella ce l'ha con Giovanni Paolo II, io invito i laici quando ascoltate queste cose a stare umili e ad ascoltare con attenzione chi è competente e chi approfondisce perché ha studiato, non fatevi venire l'impulso inutile emotivo, perché nessuno mi tocchi Giovanni Paolo II però proprio per questo dobbiamo dire le cose come sono, è sotto gli occhi di tutti che durante il suo pontificato Marcele Fevre viene scomunicato Casper e Bergoglio vengono fatti cardinali Fioricari ripeto è, è, è un dato storico che sotto il pontificato voitiliano Marcel Fevre viene scomunicato Walter Casper e Jorge Mario Bergoglio vengono creati cardinali uno dei due Casper eh, eh, Sarà addirittura chiamato da Giovanni Paolo II in Vaticano a lavorare come uno dei collaboratori del Papa. Allora, naturalmente io la mia spiegazione ce l'ho, eh, non so la vostra qual è, vedo che fioccano i commenti, io non ho detto che non dovete commentare, eh, non mi equivocate, eh, non dovete fare commenti emotivi, commenti istintivi, istintuali, perché io sono il primo a voler bene a, a, a Giovanni Paolo II. Ma dobbiamo però essere questa sera molto rigorosi. Monsignor Marcello Febre viene inchiodato sulla croce, ingiustamente scomunicato, Perseguitato in una maniera incredibile con una diffamazione che non vi dico perché i media erano già a servizio dei poteri forti, mentre eh, impunemente eh, 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 il cardinale, no, non era cardinale, eh, Karl Raner imperava dappertutto. Lo stesso Paolo VI, che come ora ascolterete, tratta male, non so che è successo qui, ma. Tratta male, eh, 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 male eh, Monsignor Lefebvre, è quello che eh, eh, appoggerà le riforme volute eh, da eh, Karl Rahner, e dal Gota e dalla eh, diciamo eh, non so come dire dalla cupola liberal progressista. Con questa cupola qui che oggi è al potere, fiori miei, vi prego di credermi, non c'è da scherzare. Va bene? Sono molto molto agguerriti e molto pericolosi. E Monsignor Marcel Lefebvre, appunto, è il primo che ha pagato. Questa era un po' l'introduzione. Dentro questa introduzione faccio, un faccio una premessa, e poi leggiamo. L'altra premessa è che cosa eh, Monsignor Marcel Lefebvre eh, criticava del Concilio Vaticano II. Ecco, se lo vogliamo dire in una sola parola, lui osservava che questo concilio aveva creato una nuova identità di Chiesa che era niente affatto eh, espressione della continuità della tradizione. Era qualcosa di nuovo. Non è forse quello che dice oggi Monsignor Viganò? Non era quello che in altri termini diceva Fonbaltasar? Baltasar? Io sono stato contestato da, da certe radio, certi profili. E, certi, e certe testate ipertradizionaliste e sede vacantiste A proposito, non tirino Monsignor Lefebvre dalla loro parte le sede vacantisti. Perché fanno un'operazione indegna per il solo fatto che Monsignor Lefebvre, pur soffrendoci, ebbe la lucidità e l'onestà intellettuale e teologica di riconoscere che i papi erano legittimamente eletti e perciò erano successori validi di Pietro fino a. perché lui è morto poi. Eh, con il pontificato di Giovanni Paolo II per cui il problema attuale noi non possiamo sapere come l'avrebbe svolto. Se proprio volete che ve la dica tutta perché io non sono capace di tenere rospi nello stomaco, credo che oggi si scandalizzerebbe nel vedere i suoi che celebrano in unione con Papa Francesco. Comunque, questo è un mio punto di vista. È un mio punto di vista. In ogni caso lui non era sede vacantista, perciò la smettano taluni profili e talune pagine Facebook, taluni quotidiani e così via. Eh, Taluni blog di tirare le dalla propria parte perché Monsignor Lefebvre era niente affatto sede vacantista. Anzi, eh, nel libro si racconta, nella sua grande biografia, si racconta che lui Lefebvre ha buttato fuori dalla fraternità di San Pio X. Una, e fu una, 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 una diciamo scelta dolorosa ma necessaria, tirò via dalla, dalla fraternità di San Pio X alcuni che si erano ritenuti a un certo punto sede vacantisti. È il problema che oggi vediamo diffuso. Grazie a Dio i numeri non sono notevoli, ma sono, sono figure abbastanza solitarie, qualche vescovo sparso qua e là, qualche profilo qua e là, che addirittura niente meno dicono che l'ultimo papa è Pio XII. Questa è roba inaccettabile, inaccettabile che neanche... E, 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 e Monsignor Lefebvre ha appoggiato. Dunque, un uomo eh, in mezzo al popolo, un pastore innamorato delle anime e della verità che al Concilio Vaticano II, in una sola parola, contestava da subito questo immediatamente. Eh, il concilio, come sapete, eh, termina eh, nel 65. Sapete perché si chiude il concilio? Perché sarebbe potuto durare anche di più. E allora chissà cosa avremmo potuto ancora vedere, termina perché Padre Pio si impone con Paolo VI, sul quale aveva un certo ascendente, non sappiamo se per paura o altro non è affare che ci riguarda, nelle intenzioni entra solo Dio. Comunque Paolo VI lo ascoltava Padre Pio e Padre Pio, tramite il cardinale Bacci, mi pare, non mi ricordo il suo cognome, fece sapere al Santo Padre Santità, vi scong scongiuro, eh, chiudete presto questo concilio prima che gli olandesi se ne, se ne impossessino del tutto, con l'espressione olandesi. Padre Pio intendeva quello che io chiamo, chiamo la cupola liberal progressista. Padre Pio si esprimeva così come, come era in grado di fare. Ecco. E quindi, Paolo VI nel 65, l'8 dicembre, il concilio si apre l'11 eh, ottobre del 62 con quell'entusiasmo eh, eh, difficile da decifrare di, di Giovanni XXIII, che sembrava quasi una replica alla lettura del terzo segreto di Fati, ma io personalmente, che valgo, grazie a Dio, nulla, a quanto pare, nella Chiesa, eh, ritengo che sia esattamente questo il motivo. Cioè, secondo me, Giovanni XXIII, a un certo punto, dopo aver letto il terzo segreto, si è irretito. Si è impaurito forse anche? E ha reagito in quel modo che vediamo, no? E a un certo punto lui ha pensato che non fosse più il tempo delle persecuzioni, non fosse più il tempo della sequela e del martirio, dice Fon Baltasa. Fon Baltasa si domanda, ma nel, al concilio, il tema della sequela e il tema del martirio, che fine hanno fatto? Si domanda Fon Baltasa. E invece qual è la parola, la parola, man, il mantra? Qual è? Dialogo, dialogo, dialogo. No? E l'altra parola è aggiornamento. Allora Monsignor Lefebvre, il concetto si chiude l'8 dicembre 65 da subito, prende posizione, sofferta però, non ha quelle, quella sorta di gioia, eh, non so come chiamare, di soddisfazione che purtroppo si, si vede in certi circoli legati alle fevre e che dimostra che non amano la Chiesa. Lefebvre soffriva. Avete mai visto i suoi video? Provate a cercarli su YouTube e ascoltateli. Si sente che è un uomo che soffre per la Chiesa porta su di sé e il travaglio di vedere una Chiesa. Era questa la sua preoccupazione: che non era più la Chiesa cattolica legata alla tradizione, vedeva sorgere una nuova Chiesa. Non fa mistero il cardinal Suenens, non è un mistero che nel eh, mille, eh, che è il cardinal Suenens belga. Uno dei padri entusiasti del Concilio Vaticano II diceva che il concilio somiglia a un nuovo 1789, cioè l'epoca dell'illuminismo, quelle cose lì, la rivoluzione. E questo preoccupava molto Monsignor Lefebvre. Mentre gli altri vescovi o diventavano: guardate quanto è attuale o tacevano per paura di perdere i titoli e la carriera, oppure addirittura erano entusiasti. Di questo aggiornamento roncagliano, prima e poi montiniano, eh, eh, Monsignor Lefebvre era invece sempre più angosciato e sempre più addolorato nel vedere quella chiesa. Infatti lo dirà Paolo VI: Ma perché fino a prima del concilio quelle cose che io facevo andavano bene e ora non vanno più bene? Addirittura vengo rimproverato dal Papa. Il Papa non gli risponde però, eh. Lo tratta malissimo, Monsignore Lefebvre, lo stesso Papa che approva Bugnini nei corridoi del Vaticano, mentre avrebbe dovuto buttarlo fuori da subito. Bugnini meritava non di essere spedito nuncio apostolico in Iran. Bugnini è il liturgista citato da. forse sto pesantendo un po', non lo so, spero di no. Bugnini è il liturgista che ha cambiato la messa. E, Mons... e quando Paolo VI ricevette le critiche sempre più significative, ma questo qui che ha fatto, ma che messa è, ma che significa che deve piacere ai protestanti, Paolo VI, forse costretto, lo spedì nunzio apostolico in Iran, non era questo che andava fatto, andava scomunicato. È mancato, come dice Romano Amerio in eh, Iota Unum, è mancata l'autorità, c'è un astensionismo eh, papale, petrino, che ha fatto danni incalcolabili, un astensionismo che invece... Si è mostrato rigoroso e pesante quando si è trattato di perseguitare prima, screditare poi e addirittura arrivare a scomunicare eh, eh, Monsignor Lefebvre, il quale, lo ripeto, aveva capito che questo concilio suggeriva, proponeva, eh, eh, sponsorizzava eh, una immagine di Chiesa, un modello di Chiesa cattolica che era Niente affatto più legata alla tradizione bimillenaria della Chiesa. Ecco, questo era, diciamo, eh, il, 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 eh, il principale eh, problema che, che Monsignor Lefebvre avvertiva dentro di sé. Ma lui, che era un pastore, lo avvertiva non solo rimanendosene sul piano teologico, come si fa oggi nella stragrande maggioranza dei casi, è sceso in campo. Capite? Portando avanti una serie di iniziative, che adesso io non posso parlare, trattare perché non sto raccontando la sua vita, una serie di iniziative che veramente lo rendono profetico. Quindi, la domanda profeta o contestatore ha già la sua risposta. Una risposta che padre Pio stesso ha dato quando Monsignore Lefebvre andò a trovarlo per chiedergli conto del concilio e della persecuzione che subiva e padre Pio, senza rispondergli, Prima gli prende la mano per baciargliela e poi gli chiede la benedizione. Qui si vede tutta l'umiltà di Padre Pio, però anche la carica profetica. In quel modo lì Padre Pio voleva dire, eh, quest'uomo eh, voleva consegnare alla storia una chiara identità di Lefebvre. Non è un contestatore, non è un nemico della Chiesa, non è un disobbediente, non merita la scomunica che arriverà. Ma è un profeta, è un santo, è un pastore, secondo il cuore di Dio. Questa immagine di chiesa nuova è vera. Non è che se la inventa Lefebvre. L'entusiasmo di Roncalli ancora oggi rimane indecifrabile. Pa Giovanni XXIII, ripeto, secondo me come replica eh, psico-spirituale al trauma del terzo segreto di Fatima, a un certo punto decide che va tutto bene, che bisogna eh, aprire le porte, spalancare le finestre, una nuova stagione, l'aggiornamento. E questo riesce bene, pa Giovanni XXIII, instilla nella Chiesa veramente l'idea di una nuova Pentecoste, di un concilio che diventerà... Il concilio di un concilio che non sarà più il ventunesimo concilio, ma l'inizio di una nuova chiesa, quella precedente non è più valida. E quindi l'ermeneutica della cosiddetta rottura. L'ermeneutica della rottura lo vediamo tutti, non regge, perché non ci può essere un concilio che non sia. Eh... Necessariamente eh, collegato a quelli precedenti, però ha ragione Monsignor Viganò. Io sottoscrivo, dalla mia eh, bassa condizione di prete. Eh, eh, ba del basso clero, come si diceva una volta. Lui è dell'alto clero. Trump addirittura in colloquio in, in contatto con Trump. Eh, io dal basso clero, però, sottoscrivo perché anche l'ermeneutica della continuità è una leggenda ormai, questo è evidente. Ci dispiace per Benedetto XVI che ha fatto di tutto per salvare come si suol dire capre, cavoli è un veramente un non so come dire un tentativo. Quello di, di Benedetto XVI l'odevolissimo. però. Non si può dire che questo concilio è in continuità con gli altri. Ci sta provando financo in questo periodo il cardinale Bram Muller, voglio dire. Bram Muller sembra un reperto archeologico a dire il vero ormai, perché è novantenne e, e, e se voi lo sentite fa pure tenerezza perché parla del concilio senza che si sia reso conto di ciò che ha provocato. No? Ecco, aveva ragione, quindi non c'è una continuità, c'è una rottura, una rottura che però lo rende un concilio problematico. E per forza di cose. E Giovanni XXIII era riuscito. Vi ricordate il discorso della Luna? Questa sera portate. Tra l'altro, io ho letto oggi una cosa che io voglio augurarmi sia una bufala. Chiedo anzi agli amici giornalisti che ce n'è un paio che seguono, di verificare se è vera questa cosa qui. Ho letto oggi che Giovanni XXIII, lo racconterebbe usiamo il condizionale, lo racconterebbe il suo segretario, che è morto da qualche tempo, fatto cardinale da Bergoglio eh, Loris Capovilla racconta che un giorno Giovanni XXIII siamo negli anni 60, eh, era iniziato il concilio, passeggiava a Castel Gandolfo, era estate era di sera e passeggiava, non so se stesse pregando, e ad un certo momento eh, loro vedono tutti e due, il Papa e il suo segretario Vedono una navicella spaziale che si ferma ed esce un UFO, un Marziano. Questo lo racconta Capovilla. Non so se è vero. E, e Capovilla dice che vede il Papa che si ferma a parlare col Marziano e poi il Papa dirà a Capovilla: Non ci sono solo forme di vita sulla Terra. E così via. Allora, io non so se questa storia è vera, la trovate però su internet. Una cosa è certa: più passa il tempo e più la figura di Giovanni XXIII che ha indetto il concilio, diventa, non so come dire nebulosa, evanescente perché è lui che ha comunque indetto il concilio e poi gli è scappato di mano, <ride> poi lui è pure morto. È il povero successore che poteva decidere di chiudere il concilio. Sapete questo? Se un concilio viene aperto e il papa regnante muore, il successore è libero di chiudere il concilio, cioè di interromperlo e dire basta così. Magari l'avesse fatto Paolo VI, se non proprio subito, magari l'avesse fatto. Ma io vedo, per esempio, tra i preti una riscoperta sempre più diffusa della messa tridentina. Molti preti non lo dicono perché i vescovi se no li fucilano. Vabbè, vanno i vescovi stessi a fucilarli, no? mettono le, le pallottole rosse, eh, perché sono vescovi, eh, e sparano eh, il colpo al prete che dice Dominus vobiscum, <ride> come se fosse un reato, capito? Ecco, questo è un po' il quadro d'insieme. le Lefebvre. Eh, questa cosa qui del eh, 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 concilio eh, che diventava un avvenimento che rompeva col passato, eh, eh, Lefebvre lo sviluppava attraverso le quattro direttrici del concilio, che poi Monsignor Viga non riprende e approfondisce. Quali sono? Primo, il dialogo, lo dico non in ordine di importanza, così mi viene, il dialogo interreligioso con Nostra Etate, che è il documento eh, vaticano, per la prima volta... La eh, categoria di annuncio della fede si trasforma in dialogo con le altre religioni. Ci si inventa l'idea che il Dio dei musulmani è lo stesso Dio dei cristiani, ma, quando, ma questa è un'eresia è presente nel concilio, il Dio dei musulmani è niente affatto il Dio dei cristiani, perché il Dio dei cristiani, e qui basta un po' di teologia, il catechismo basta, non la teologia, il Dio dei cristiani ha inviato suo figlio a morire in croce, andateglielo a dire ai musulmani che Dio ha mandato suo figlio a morire in croce e vedete come poi la, la testa vi saltella tipo eh, palla eh, per giocare a calcio, capito? Ma che Dio, il Dio dei musulmani è un Dio sanguinario, un Dio violento. Non c'è nessun legato... No, come dice il cristiano Magdi Allam, che è un musulmano convertito, si è battezzato da Benedetto XVI, c'è incompatibilità piena e radicale tra il cristianesimo e l'Islam. Qualche settimana fa ha chiamato un amico da, da, non so se mi pare, Norimberga oppure l'altra città non me la ricordo, dalla Germania che lamentava proprio questo che i vescovi fanno a gara per cedere chiese perché diventino moschee in, in ragione di questo dialogo che non c'è nel Vangelo nel Vangelo non c'è scritto di dialogare allora Gesù Cristo infatti è superato da Bergoglio il concilio Vaticano II prima mi state capendo? il concilio Vaticano II prima e Bergoglio, dopo, sono i veri messia, non i veri, i nuovi messia. Allora, ragione il catechismo della Chiesa Cattolica, numero 675, quando parla di. In postura anticristica di nuovo messianismo che scalza via il tema della redenzione. È così perché quando nel Vangelo c'è scritto che Gesù dice andate e annunciate a tutti i popoli chi sarà battezzato sarà salvo e chi non sarà battezzato sarà condannato. E ormai un Gesù di Nazareth, che proprio perché non è Dio, ma era solo un grande uomo, su questo può essere corretto. Era un po' fondamentalista Gesù di Nazareth. Capito? Era una sorta di talebano palestinese guardate che non mi sto eh, non sto facendo humor gesù di nazareth era un grande uomo però su certe cose esagerava era un po' intollerante era un estremista caratterialmente gesù di nazareth era un estremista allora possiamo noi correggere il problema il problema fio cari è che il vangelo non si può correggere e qui Fonbaltas aveva visto giusto. Diceva: Correggeranno il Vangelo? Non mi ricordo il testo, ma lo dice in più passaggi. Correggeranno il Vangelo? Questa direzione del Vaticano II arriverà a correggere il Vangelo? E lui risponde: Sì. E dice anche perché: Perché la prima operazione che dovevano fare era quella di renderlo un testo non più sacro, ma di storia. In, come dice Ravasi: Ravasi cosa dice continuamente? E questo è preso dal mito babilonese. Io mi ricordo quando studiavo teologia Sempre i biblisti eh, che vabbè lasciamo perdere, i biblisti non facevano che dire questo è come il mito di Gilgamesh, questo è come il mito non so di chi è, capito? Questo la risurrezione Isido Siride, quelle cose lì, cioè la, mh, applicazione del metodo liberale storico critico al testo sacro, che, per cui non è più un testo sacro e se non è più un testo sacro è fatta, si può correggere dove non ci piace. E allora questo Gesù che dice andate, e annunciate. È ormai anacronistico, perché siamo nel villaggio globale e il Concilio si è inventato il dialogo al posto dell'annuncio. E Lefebvre soffriva di questo. Capite? Diceva che se c'era un documento che assolutamente era il più radicalmente da rivedere, esaminare e assolutamente correggere subito, era il documento Nostra Etate. Capito? Ecco. Poi gli altri tre indirizzi sono la riforma liturgica, fu veramente quella dove Lefebvre investì tutte le proprie forze, la nuova messa, lui non fece mistero in una famosa celebre omelia, eh, non era un'omelia, era un discorso che tenne, lo trovate su internet, dove Monsignor Lefebvre dice da dove non era riuscito Lutero è riuscito il Concilio Vaticano II, ha perfettamente ragione. La messa di Paolo VI e non se ne fa mistero ormai. Bugnini lo scrive nel suo diario. Dobbiamo creare una nuova messa che non urti i protestanti. Ma scusa, ma che criterio è? C'è qualcuno disposto a chi tra quelli che usano la ragione a dire è un criterio sufficiente per cambiare una messa che esiste da 1600 anni? Il criterio di piacere ai protestanti. Qui è venuto il momento che bisognava piacere a tutti, ai protestanti, ai massoni, ai mondani, a tutti. Capito? Alla fin fine di sto concilio non è rimasto soddisfatto nessuno, neanche gli stessi progressisti sono contenti di questo concilio, tant'è che come vedete Bergoglio non lo cita mai. Bergoglio non cita mai i documenti della Chiesa, lo notate? Così ogni tanto lo fa, ma perché neanche loro sono contenti. Comunque sia, era un po' questo che io la riforma liturgica, il terzo campo è quello ecumenico. Diceva giustamente Monsignore Lefebvre, ma la Chiesa da secoli eh, ha lavorato e lottato per riportare eh, i scismatici orientali e gli eretici eh, occidentali, quindi i riformati all'unico vile di Cristo che è la Chiesa Cattolica. E lui diceva con quel suo linguaggio così, cos'è mai questo ecumenismo, faceva così, no? Mi piace proprio pensare, cos'è mai questo ecumenismo, questa pregare insieme, in direzione di chi è, in direzione di cosa, faceva così lui, in direzione di chi è, in direzione di cosa. Aveva ragione, perché l'ecumenismo vero, da sempre, eh? Oikumene, indica la parola oikia che vuol dire casa, dice cioè tornare a casa. Oikia vuol dire in greco casa. Oikumene, no? La casa comune. E, e la casa comune è la chiesa cattolica, non è una sorta di pan-chiesa eh, che mette insieme protestanti, ortodossi e cattolici e ognuno se ne resta dov'è. Quindi vedete che Lefebvre aveva avuto le idee chiare. E infine il collegialismo, e cioè lui vedeva sempre più con dolore. Nascere queste conferenze episcopali che a un certo momento sostituivano il Papa. Lui non, non aveva visto male anche su questo, ha visto bene dappertutto. No, veramente, se voi andate a guardare i detti, gli scritti, le omelie, le prediche, io invito tutti a farlo, tutto il piccolo resto da stasera deve interessarsi maggiormente a Monsignor Lefebvre, vi accorgerete che veramente è l'Atanasio dei nostri tempi, non c'è una sola sillaba sbagliata, ancora oggi si può discutere se era necessario che lui facesse i quattro vescovi che gli hanno eh, diciamo, eh, eh, causato la scomunica, personalmente io ritengo di sì. Perché tante volte era stato in Vaticano, era stato trattato malissimo e lo prendevano in giro. Capite? Ma su questo torneremo. Ma per quello che riguarda l'insegnamento della fede, eh, tu leggi i suoi testi e quando scopri che è stato scomunicato, pensi a Dominicano. Capito, <ride> lo dico ridendo, ma Dio sa il mio cuore, Santa Pace. Eh, cioè, Tu leggi i testi di Lefebvre e dici, ma come è, com è stato possibile che Giovanni Paolo II, che non ha scomunicato Raner, che ha fatto Cardinale Casper e poi anche Bergoglio ha scomunicato le e Il prezzo è troppo alto, figlioli cari. Fermiamoci ha ragione Viganò. Adesso fermiamoci adesso fermiamoci perché questa corsa è una corsa impazzita è un'arancia meccanica. Fermiamoci adesso e proviamo. E come dice come dice Viganò: si faccia Piazza Pulita. Si tirano fuori finalmente dalla Chiesa tutti i nemici. Perché adesso io non so Giovanni Paolo II e poi anche eh, prima ancora Paolo VI con le fevre, come l'hanno trattato malissimo, ma molto meno, per esempio, invece Benedetto XVI che lo stimava le fevre. Capite? E su questo ci torneremo. Ecco allora, eh, questo è un po' il quadro d'insieme. Ah, vi stavo dicendo ancora del quadro d'insieme: eh, che le fevre vedeva con preoccupazione crescere il potere delle conferenze episcopali. Sapete tutto, no? Sapete tutti voi cosa sono queste realtà. Non sono di fondazione divina. Quindi, come il conclave, ci sono delle realtà che ormai sono fradice. Questo è personalmente quello che penso io. Ma credo che se Monsignor Viganò no, 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 non ha il tempo di seguirmi, dovesse saperlo, mi darebbe ragione. Perché lui è stato un nunzio apostolico e sa molto bene lui. Lui lo sa molto bene i meccanismi di nomina dei vescovi che quelli che devono andare avanti devono andare avanti perché il cardinale Tizio lo vuole vescovo e anche se ha trascorsi da ghiei e ha il compagno e tutti e io parlo a ragion veduta e parlo della mia terra e tutti sanno che c'è un appartamento milionario dove convive col compagno gay viene però fatto vescovo ausiliare a un'età abbastanza giovane 46 anni aveva la persona di cui parlo che ora è vescovo residenziale e nessuno lo tocca e nessuno fa niente e tutti però qui sappiamo che è gay e c'è il compagno ma siccome il cardinale lo voleva vescovo. E siccome in Vaticano ci stanno gli amici, gli amici degli amici degli amici, questo sicuramente Monsignor Viganò lo sa. E perciò è questo uno degli aspetti anche su cui lavorare moltissimo: tornare a dare alla gente pastori secondo il cuore di Dio, poveri, disinteressati alle poltrone, che anche se dicono qualche volta una parolaccia, però sono capito uomini di Dio, uomini di fede, non questi portaborse, questi burocrati, questi pretini, è una questione sempre di naturalmente consonante, che si portano appresso le borse, nessuno li conosce, e poi zacchietti improvvisamente, senti dire il tizio è diventato arcivescovo di non so dove. Il meccanismo delle nomine episcopali... In ragione del fatto che è stato tolto il potere al Papa, ha raggiunto vertici insospettabili. Le Fevre lo diceva. L'esempio fra tutti più clamoroso al di là del meccanismo massonico, chiaramente massonico, di nomine episcopali Oggi l'Italia, per esempio, lo vedete tutti molto bene. Guardate chi è l'orefice a Palermo. Ha già benedetto, incoraggiato il, il, il DDL Scalfarotto. Io mi domando come possa un vescovo cattolico far questo capito? Ma e si capisce perché quelli si sono messi lì, piazzati dalla massoneria creati in laboratorio per tempo e poi piazzati nelle sedi più importanti senza identità, senza carisma ecco, Lefebvre aveva visto tutto questo, quanto soffriva quell'uomo lì ho visto diversi filmati di Lefebvre Padre Pio soffriva, molto ma Lefebvre non è stato meno stigmatizzato di Padre Pio mi credete in quel che vi dico? Mi credete? Andatevi a guardare i video soprattutto, scusate, io mi commuovo perché poi c'è anche una ridondanza personale. Se voi andate a guardare i video degli ultimi anni della sua vita, lui morirà nel 91, probabilmente anche perché non resse a, fino in fondo, alla, non si regge, non si regge. Se te, se te sei Lutero eh, che odi la Chiesa, odi il Papa, e ti scomunica. In quanto sei appunto in odio, la scomunica ti, non so come dire, addirittura ti motiva contro. Ma se tu sei un uomo di Dio, un uomo di Chiesa, ami la Chiesa e hai lottato per proteggere la Chiesa e questa Chiesa invece ti condanna, è un dolore, miei cari, è un martirio. Io dico questo, Mosio Lefebvre è stato un martire. Se voi guardate i video degli ultimi tempi della sua vita, ripeto, lui morirà nel 91, eh, quindi è, vissuto, è sopravvissuto solo un paio d'anni alla scomunica, perché non ha retto il suo cuore. Ma se voi vedete c'è per esempio un bellissimo filmato a Econ dove lui è sepolto, dove ha creato il seminario della fraternità di San Pio X, e si vede un video molto bello che va a trovarlo un vescovo. Adesso non mi ricordo chi è, a dove del Papa, e non mi ricordo perché cosa neanche. E se questo Monsignor Lefebvre sempre elegante, distinto, ma si vede proprio la sofferenza immensa che c'è in lui, perché la scomunica eh, era assolutamente ingiustificata, Fiori. E tutto questo mentre Raner, Karl Runner, capito? Il vero eretico comandava eh, la, regia, eh, la cabina di regia e Casper... Chiaramente e palesemente plurieretico, viene fatto Casper viene fatto cardinale pressappoco poco nello stesso periodo in cui viene scomunicato Monsignor Lefebvre. Eh, la Chiesa si deve fermare allora. Ha bisogna... ragione, Monsignor Vigano. Bisogna che adesso, se siamo seri ci fermiamo e esaminiamo bene le cose. Bene, allora in quest'altro tempo che mi rimane a disposizione, volevo leggervi eh, un po' eh, il resoconto e poi do spazio alle telefonate del dialogo tra Paolo VI e Monsieur Lefebvre eh, che è ormai noto eh, per le sue posizioni eh, l'incontro avviene nel 77, mi pare. Ecco, eh, vi leggo, l'incontro è stato trascritto in un verbale Pubblicato da poco l'incontro dura un poco più di mezz'ora, dalle 10.27 alle 11.05. La trascrizione da Tito Scritta riempie otto facciate. Vediamo cosa si dicono. Inizia il Papa. Spero di avere davanti a me un fratello, un figlio, un amico. Purtroppo la posizione da lei presa è quella di un antipapa, dice Paolo VI. Non mi pare a dire il vero che abbia usato gli stessi linguaggi per Cal Runner e per altri, quello resta un mistero, diceva un'anima che mi chiedeva, perché io l'ho commentato stamattina, e poi una figlia spirituale mi ha chiamato e mi ha detto, padre, ma lei come crede che sia stato possibile questo? Io ho detto, non lo so bene, ho una mia interpretazione però, la Madonna aveva chiesto di rivelare il terzo segreto nel 60 e Sor Lucia aveva detto, se non lo faranno, Dio li accecherà perché sarà considerato un peccato contro lo Spirito Santo. Allora io credo veramente c'è stato un accecamento e laddove c'erano e la Chiesa è stata posseduta da Satana, io non ho dubbi su questo, fino ad oggi che il trono, persino il trono è occupato, è un caso di possessione diabolica permessa da Dio, è la grande prova, la prova finale. Che devo dire? Ella non ha consentito alcuna misura nelle sue parole, nei suoi atti, nel suo comportamento. E, e, non si è però rifiutato di venire da me, è sempre il Papa che parla. E io sarei felice di poter risolvere un caso tanto penoso. È il periodo in cui Paolo VI firmava: guardate, è veramente un mistero, Paolo VI l'hanno fatto santo. Quindi Paolo VI è santo e Lefebvre è scomunicato. Paolo VI firmava ogni giorno centinaia di, eh, di eh, dispense ai sacerdoti che lasciavano l'abito. Il caso penoso, però, per lui è Lefebvre. Ascolterò e la inviterò a riflettere. Oh, eh, eh, qui è in gioco la, eh, la persona del Papa, e lei dice: Il Papa alle febbre ha giudicato il Papa come infedele alla fede di cui è supremo garante. Forse è questa la prima volta nella storia che ciò accade. Lei ha detto al mondo intero che il Papa non ha la fede, che non crede, che è modernista e così via. Debo sì essere umile, ma lei, Monsignore, è sempre il Papa che si riferisce alle Febvre, si trova in una posizione terribile, compie atti davanti al mondo di una estrema gravità. Mi sembra un incipit che stronca le gambe, fallo prima parlare. Io ben inteso sono un semplice prete. Per diventare Papa dovrei prima diventare Monsignore, poi Vescovo, poi Arcivescovo, poi Cardinale. Ma ormai a 46 anni mi comincio a preparare le valigie, eh, che è meglio. Ma se io fossi Papa, no? Ascolterei prima. Questa è già una condanna appena si è seduto. Tra l'altro, la storia racconta, si vede anche molto bene nel film, che il calice che doveva essere dato in dono è cascato a terra, un presagio del fallimento della Chiesa. Lefebvre, colpito da questo incipit di Paolo VI, dice: Guardate l'umiltà di Lefebvre. Forse, santità, c'è stato qualcosa di non appropriato nelle mie parole, nei miei scritti. Non è così, non ha mai parlato male, non è mai stato inappropriato eh, Lefebvre. Però l'umiltà di danzi al Papa. Eh, ma non sono solo. Come voi mi dite, cioè il Papa faceva, diceva tu parli male del Papa. No, io non parlo male del Papa e poi non sono solo. Con me ci sono vescovi, preti, numerosi fedeli. La situazione nella Chiesa, e quindi adesso porta agli argomenti: è il problema. Da quando la massoneria è entrata nella Chiesa è il problema vero. È il problema vero. La situazione nella Chiesa, dice eh, Lefebvre dopo il concilio è tale che noi non sappiamo più che cosa fare con tutti questi cambiamenti o noi rischiamo di perdere la fede o noi diamo l'impressione di disobbedire è esattamente questo l'enigma amletico che facciamo? to be or not to be? this is the question essere o non essere? cioè dobbiamo diventare obbedienti perdendo la fede? o dobbiamo conservare la fede anche a costo di apparire disobbedienti? guardate quanto è attuale la questione, io vorrei mettermi in ginocchio e accettare tutto, Santo Padre, ma non posso, non posso andare contro la mia coscienza. Non sono io che ho creato un movimento, sono i fedeli che non accettano questa situazione. Santità, io non sono il capo dei tradizionalisti, è tutto registrato a verbale. Eh? Non c'è una parola fuori posto. Io mi comporto esattamente come facevo prima del concilio. Io non posso comprendere come tutto ad un tratto mi si condanni perché formo preti nell'obbedienza della santa tradizione della Chiesa. Paolo VI lo interrompe allora e gli dice Non è vero. Le è stato detto e scritto tante volte che lei sbagliava e perché sbagliava? Lei non ha mai voluto ascoltare. Continui pure il suo esposto. Lefebvre riprende. Santità. Molti sacerdoti e molti fedeli ritengono sia difficile accettare le tendenze che si sono fatte giorno dopo giorno il concilio ecumenico Vaticano II, sopra la liturgia, la libertà religiosa, la formazione dei sacerdoti, le relazioni della Chiesa con gli stati cattolici, le relazioni della Chiesa con i protestanti. Non si vede come quanto si afferma sia conforme. Alla sana tradizione della Chiesa, rip sono solo a pensarlo. C'è tanta gente che la pensa così, gente che si aggrappa a me e mi spinge spesso contro la mia volontà perché io vorrei fermarmi a non lasciarli. A Lille, per esempio, non sono stato io a voler fare quella manifestazione. Ma che cosa dice? Lo interrompe Papa Montini. Non sono io. E la televisione, balbetta Lefevre per difendersi. Ma la televisione, ripre, replica Paolo VI, che evidentemente era ben informato su tutto, ha trasmesso quello che lei ha detto. È lei che ha parlato in maniera durissima contro il Papa. L'arcivescovo francese ribatte scaricando la colpa sui giornalisti. Voi lo sapete, santità, spesso sono i giornalisti che obbligano a parlare e io ho il diritto di difendermi. I cardinali che mi hanno giudicato a Roma mi hanno calunniato e io credo di avere il diritto di dire che sono calunnie. Io non so, non so più che fare a questo punto, santo padre. Cerco di formare preti secondo la fede e nella fede. Quando guardo gli altri seminari soffro terribilmente, ricordo che ora questi seminari, quelli poste conciliari, la maggior parte stanno chiudendo. Perché non c'è la benedizione di Dio, non arrivano le vocazioni. Situazioni inimmaginabili e poi i religiosi che portano l'abito sono condannati o disprezzati dai vescovi, quelli che invece sono apprezzati vivono una vita secolarizzata, si comportano come la gente del mondo. Papa Paolo VI dice: Ma noi non approviamo affatto questi comportamenti. Tutti i giorni ci adoperiamo con grande fatica. Ma qui a Paolo VI eh, sfugge, sfuggiva, speriamo non volutamente, un'altra cosa. Cioè, le gli voleva dire: Non che lui non lo dicesse, ma che non fosse in grado di capire che è la colpa del concilio. E questo Paolo VI lo sapeva perché tutto questo è accaduto dopo il concilio come la madonna aveva detto a tre fontane tra l'altro a bruno cornacchiola ma noi non approviamo affatto questi comportamenti tutti i giorni ci adoperiamo con grande fatica e con uguale tenacia a eliminare certi abusi non conformi alla legge vigente della chiesa che è quella del concilio e della tradizione se lei avesse fatto lo sforzo di vedere di comprendere quello che faccio e dico tutti i giorni eh, non sarebbe arrivato al punto doloroso in cui si trova. Siamo i primi a deplorare gli eccessi, siamo i primi e i più solleciti a cercare un rimedio, ma questo rimedio non può essere trovato in una sfida all'autorità della Chiesa. Gliel'ho scritto ripetutamente e lei non ha tenuto conto delle mie parole. Allora Lefebvre ritorna sulle questioni del concilio e dice al Papa: Vorrei parlare della libertà religiosa perché quello che si legge nel documento nostre tate dice Lefebvre il documento del concilio è contrario a quanto hanno detto i suoi predecessori il papa dice che questi non sono argomenti che si possono discutere in quell'udienza ma dice prendo nota della sua perplessità è la sua attitudine però ogni cosa contro il concilio non sono contro il concilio replica ancora Lefebvre ma contro alcuni dei suoi testi se non è contro il concilio, deve aderire adesso a tutti i suoi documenti. L'arcivescovo francese riprende occorre scegliere fra quello che ha detto il concilio e quello che hanno detto i vostri predecessori. Poi le Ferber rivolge al Papa una preghiera. Santità, non sarebbe possibile prescrivere che i vescovi accordino nella chiesa una cappella in cui la gente possa pregare come prima del concilio? Oggi si permette tutto a tutti, perché non permettete questo anche a noi? Paolo VI risponde: Siamo una comunità. Non possiamo permettere autonomie di comportamento alle varie parti. Lefebvre riprende: Ma è il Concilio che ammette il pluralismo. Chiediamo che tale principio si applichi anche a noi. Se vostra santità lo facesse, tutto sarebbe risolto. Ci sarebbe aumento di vocazioni. Gli aspiranti al sacerdozio vogliono essere formati nella pietà vera. Vostra santità ha nelle mani la soluzione del problema. E, il e l'Efevre a questo punto dice, se, lei, se voi santità accettate, io sono disposto a rivedere le posizioni. Paolo VI ricorda all'Efevre che il vescovo Nestor Adam della Svizzera... È venuto a parlarmi a nome della Conferenza Episcopale Svizzera per dirmi che non può più tollerare la sua attività che non di rientrare nella Chiesa. Come potete considerarvi in comunione con noi quando prendete posizione contro di noi per accusarci di infedeltà, di volontà di distruzione della Chiesa? Non ne ho mai avuto l'intenzione, si difende le fevere. ma Papa Montini replica: "Lei lo ha detto e lei lo ha scritto". Lei ha scritto che io sono un papa modernista. Applicando un concilio che è ecumenico, io tradirei la Chiesa. Lei comprende che se fosse così dovrei dare le dimissioni e invitare lei, casomai, a prendere il mio posto per dirigere la Chiesa. Monsignor Lefebvre, la crisi della Chiesa però c'è, Santo Padre. Paolo VI e ne soffriamo profondamente, ma lei ha contribuito ad aggravarla con la sua solenne disobbedienza e con la sua sfida aperta contro il Papa. Cosa notate? Notate che di fronte alle tematiche Paolo VI, bisogna essere molto obiettivi e sorvola, notate questo, sulle questioni che Lefebvre eh, diciamo solleva. Cosa fa Paolo VI? Non risponde. Invece usa continuamente come uno slogan, pur essendogli stato dimostrato alle fevre che non è vero, lei, lei è contro il Papa. Le fevre replica, non dica che sono contro il Papa, non sono giudicato come dovrei. Il Papa, il diritto canonico la giudica, si è accorto dello scandalo e del male che ha fatto alla Chiesa. Nel frattempo erano gli anni, quelli lì, in cui Raner veniva, ci si prostrava dinanzi a Raner ed Enzo Bianchi cominciava a muovere i suoi primi timidi passi come Casper. Impressionante tutto questo, eh? Lei è di scandalo per la Chiesa, ne è cosciente? Così si sentirebbe di andare davanti a Dio? Faccia una diagnosi della situazione, un esame di coscienza e si domandi poi davanti a Dio che devo fare? Questo è quello che il Papa gli aggiunge e, e, e Lefevre, concludiamo, risponde, a me pare che aprendo un po' il ventaglio delle possibilità di fare oggi quello che si faceva in passato con la sua benedizione, tutto si aggiusterebbe. Questa sarebbe la soluzione immediata. Come ho detto io non sono un capo di un movimento. Sono pronto a rimanere chiuso per sempre nel mio seminario. La gente prende contatto con i miei sacerdoti e rimane edificata. Sono giovani che hanno il senso della chiesa. Sono rispettati nella strada, nella metro, dappertutto. Gli altri sacerdoti, quelli del concilio, non portano più l'abito talare, non confessano più e non pregano più. E la gente ha scelto. Ecco i preti che vogliamo. Ecco, va bene, e interrompiamo qui e poi, come ho detto, venerdì sera, dopodomani, a Dio piacendo, riprendiamo questo, questa catechesi che fa da pandà a quella dell'altro grande testimone sul concilio Vaticano II, che è stato Fon eh, Baltasar. Questa sera abbiamo voluto dare un contributo prezioso e forse anche sofferto, lo noto anche tra di voi questo. Eh, anche perché ci riguarda evidentemente da vicino eh, sul calvario potremmo chiamarlo così eh, di Le Fevre bene miei cari vi ringrazio c'è spazio adesso per qualche telefonata potete intervenire su questo o su altre tematiche chiamando al numero in sovraimpressione che è il 349 410 1638 nel frattempo volevo far rivedere di nuovo il libro mio L'ultimo appena pubblicato che è appena uscito eh, fra non molto sarà disponibile, ecco qui, li amo sino alla fine e la revisione del libro precedente, una correzione, un approfondimento di tipo teologico che potete avere presto tra le mani. C'è già una telefonata, non arriva ancora, e così e volevo leggervi questa frase di Lefebvre, bisogna costruire mentre altri demoliscono. Bisogna ricostruire le roccaforti crollate, ricostruire i bastioni della fede, mentre altri distruggono, noi abbiamo la felicità di ricostruire. Monsignore Lefebvre, dopo aver consacrato i quattro nuovi vescovi, disse di ritenersi sereno dinanzi a Dio, di aver fatto quella scelta lì e di essere pronto ad andare incontro al Signore senza nessuna eh, paura senza nessuna paura del giudizio di Dio. Quindi da questo punto di vista era un uomo veramente di coscienza e un uomo che aveva capito che c'erano grosse difficoltà e, e le ha affrontate, così come io capisco che c'è difficoltà con il cellulare, perché appena io dico apriamo le telefonate, non ne arrivano più, appena si chiudono, arrivano le tempeste di telefonate. Non capisco da cosa dipenda però è già la terza volta che succede è successo stamattina è successo l'ultima volta che l'ho fatto sta succedendo anche questa sera non riesco a capire perché non arrivano le telefonate, perché la gente chiama, quindi non è che si può dire non chiamano, chiamano, però non, non, non arrivano. Allora se non ne arrivano, per questa sera possiamo concludere così, forse saremo costretti a, a cambiare di nuovo numero, <ride> magari lo individuo, che ne sappiamo noi? Non lo possiamo sapere. Ma certo è già la terza volta che cambiamo numero telefonico e niente, non arriva. Vediamo se c'è la modalità, no, la modalità è giusta. Eh, va bene, allora pazienza, diamo la benedizione anche invocando l'intercessione sicuramente di Mons. Lefebvre che certamente è con Dio dopo tutto quello che ha attraversato nella sua vita e nella sua esperienza di chiesa. Benedicate vos, onnipotens Deus, pater et filius e spiritus santus. Amen. Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria e alla prossima. Buonanotte santa notte a tutti voi.